Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e vi do il benvenuto a questa nuova review. Prima di tutto volevo sinceramente scusarmi per ciò che è successo con la prima recensione di Torres. È stata una cosa abbastanza scorretta, per colpa mia c'è andato di mezzo tutto lo staff ed è una cosa che mi ha fatto male. L'unica cosa che posso dirvi è che quella cosa non era stata fatta assolutamente con cattiveria. E non è stato giusto né nei vostri confronti né appunto nei confronti degli altri ragazzi dello staff. Quindi ci tenevo a chiedere scusa a entrambi. Detto ciò, possiamo appunto adesso iniziare con la review. Review dedicata appunto a Fernando Torres, che ottiene questa versione dei Classic Europe International Heroes grazie alle sue prestazioni in passato appunto nell'Europeo con la nazionale spagnola. E gli è stata data questa carta celebrativa appunto per festeggiare e ricordare ciò. Infatti si parlava comunque del miglior Torres, quello del Liverpool, giocatore che per 2 anni di fila, o forse di più, non ricordo, è arrivato terzo nella sfida, diciamo, del pallone d'oro, dietro soltanto a due alieni come Messi e Ronaldo, quindi parliamo comunque di un giocatore assolutamente devastante. Iniziando con la nostra analisi, iniziamo subito dalla velocità. Per quanto riguarda la velocità, troviamo un bel più 12 sulla carta rispetto alla versione base, ovvero un 90, che si divide in 88 accelerazione e 91 velocità scatto. Qui non credo ci sia altro da aggiungere, parliamo di un ATT di 1,86 m, quindi questa velocità lo aiuta tanto ed è un pro assoluto. Passando al dribbling, anche qui troviamo una bella statistica, ovvero 1,87 sulla carta, che è un più 9 rispetto a quella base. Anche qui troviamo delle statistiche di tutto rispetto, come il 90 di dribbling o l'89 di controllo palla. Ma a parte le statistiche, è veramente divertente usarlo perché riesce a saltare l'avversario con facilità, nonostante non abbia nemmeno le 4 stelle skill. Basta andare giù di dribbling esperto o di semplici finte di corpo, no touch dribbling, e si riesce molto, molto, molto facilmente l'avversario ad arrivare al tiro. Proprio per quanto riguarda il tiro, troviamo un bellissimo 89 sulla carta, addirittura più 11 rispetto alla carta base, con statistiche totalmente monster, ad esempio quel 93 di posizionamento che a mio avviso in game è anche qualcosina in più, infatti è perennemente al posto giusto nel momento giusto. Oppure, come avevo detto nell'altro video, i tiri al volo sono qualcosa di assolutamente meraviglioso. Se vi arriva una palla spiovente e riuscite a coordinarvi bene con questo giocatore, la palla è dentro al 100%. Per quanto riguarda proprio il tiro, il mio consiglio è di tirare più che altro di potenza. A giro anche è parecchio forte, però di potenza partono cannonate assurde. Infatti troviamo un bel 94 di forza tiro. 4 stelle, piede debole, quindi destro-sinistro la differenza non si nota, o se si nota è veramente poca, quindi indifferentemente da come è posizionato potete tirare tranquillamente con entrambi i piedi. Passando alle statistiche di difesa, non ci interessano più di tanto tranne la precisione testa, dove troviamo un discreto 80, che non è un valore proprio altissimo, però non è neanche da buttare. Analizzata la difesa, andiamo invece a vedere il passaggio. Passaggio dove non ha delle statistiche altissime, infatti le uniche due sopra l'80 sono il passaggio corto e il fetto. Però se magari volete provarlo in un attacco a due, vi assicuro che riesce a fraseggiare bene con i compagni di reparto. Quindi anche i passaggi non sono né un pro né un contro, però ce l'ha discreto e quindi era giusto parlarne. Per finire andiamo a vedere il fisico. Anche qui non ha delle statistiche altissime, infatti troviamo un 76 sulla carta, che è comunque un più 6 rispetto a quella base, quindi l'aumento c'è e si vede. Dove troviamo statistiche nella media, nulla d'eccezionale, anzi addirittura due negative, che sono i due contro di questo giocatore, ovvero la resistenza, dove troviamo a malapena un 68, che è un valore basso, e il 67 d'aggressività, che lo porta a pressare poco il difensore in possesso di palla. Finita l'analisi delle statistiche, vi do qualche consiglio per utilizzarlo al meglio. Allora, per quanto riguarda il work rate, abbiamo un normale normale. Quindi se volete che si inserisca, dovete mettere nelle istruzioni assolutamente inserisciti alle spalle, perché sennò farà poco movimento rispetto a quando c'è l'opzione attiva.
Per quanto riguarda lo stile intesa, invece, conta poco, però mettere quello giusto secondo me è una cosa abbastanza importante. Io su Torres metterei Falco, giusto per aumentare di 2 punti velocità, tiro e fisico, che per un attaccante del genere non è mai una cosa cattiva. E per finire, per quanto riguarda il modulo, io consiglio di utilizzarlo come punta singola. In un attacco a due farebbe sì bene, però ha bisogno di spazio, deve essere lui il perno centrale dell'attacco, quindi secondo me punta singola rende decisamente meglio. Riepilogando il tutto andiamo a vedere i pro e i contro. Tra i pro troviamo la velocità, come detto prima, visto il notevole upgrade, il dribbling secco perché veramente nonostante non abbia le 4 stelle skill riesce a girarsi in un fazzoletto, e il posizionamento. Perché è un punto di forza assoluto di questo giocatore. Sia se non mettete l'opzione inserisciti alle spalle e magari si inserirà di meno, ma sarà sempre libero per lo scarico. E sia se mettete l'opzione inserisciti alle spalle farà degli inserimenti da Dio. Mentre invece per quanto riguarda i contro, gli unici due sono la resistenza, che è una cosa abbastanza oscena perché difficilmente arriva a fine partita con abbastanza fiato per un ultimo scatto, e l'aggressività. Perché, come detto prima, molto difficilmente andrà a pressare i difensori in possesso di palla. Come voto finale, comunque, un bel 9 non glielo toglie nessuno. Perché, a mio avviso, a livello di attaccanti spagnoli, lui è il migliore. Se la gioca con David Villa, anche lui uscito nei Europe International Heroes, e anche un po' con Diego Costa If, però per me è una spanna sopra gli altri due. Con questo il video finisce qui, vi ricordo di passare dai nostri social, se il video vi è piaciuto lasciate un like e commentate pure per farci sapere cosa ne pensate delle nostre review, del giocatore, eccetera eccetera. Un saluto!